Il corso in Scienze e Culture del Cibo è un corso di nuova istituzione attivato su tre dipartimenti: Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute Vincenzo Tiberio e Dipartimento di Bioscienze e Territorio. Il corso di laurea ha sede a Termoli ed è a numero programmato di 40 studenti. Scienze e Culture del Cibo è un corso rivolto a tutti i diplomati di scuola secondaria superiore con una passione per il mondo del cibo nell'accezione più ampia del termine. Per iscriversi al corso di laurea è richiesto il possesso di una preparazione basica nelle discipline scientifiche, nonché di una buona preparazione letteraria e di capacità logiche e di comprensione linguistica. Il percorso formativo è finalizzato all'acquisizione di competenze e abilità specifiche della classe di laurea, costituito da discipline quali la biologia e il sapere storico, le produzioni e le tecnologie alimentari, la comunicazione e il design, le scienze economico-giuridiche e sociopolitiche e le scienze biomediche, psicologiche e della nutrizione. Le attività didattiche sono articolate in semestri e distinte in attività frontali, esercitazioni, laboratorio e visite guidate. In particolare, comprese nelle attività laboratoriali, ci sono tutte le attività che riguardano le visite studio, i laboratori sperimentali, nonché le simulazioni in aula di eventi e di promozioni di prodotti riguardanti le tematiche specifiche dei diversi ambiti disciplinari. Il processo formativo è completato inoltre dalle competenze linguistiche e informatiche, da un tirocinio tecnico-pratico e da altre attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale fase dell'apprendimento è propedeutica alla prova finale, il cui obiettivo è quello di verificare l'acquisizione delle competenze trasversali fondamentali affinché gli studenti possano integrare le conoscenze e le competenze acquisite, anche sulla base dell'osservazione e della diretta partecipazione ai processi riguardanti l'esercizio della professione. La formazione del laureato in Scienze e Culture del Cibo vuole porsi a metà tra le discipline agrarie e quelle mediche, tracciando le basi per una figura professionale in grado di conoscere i principi contenuti negli alimenti anche in relazione alle metodologie produttive e di trasformazione, di metterle in rapporto sia positivo che negativo con l'importante ruolo che l'alimentazione ha nella prevenzione di patologie e nella gestione delle stesse, congiuntamente però alle necessarie cure mediche quando la prevenzione non basta più. Ma soprattutto il laureato, essendo ben cosciente del ruolo che il cibo ha, dovrà essere in grado di comunicarne e valorizzarne gli aspetti salutistico, culturale e di impatto politico e socio-economico. È proprio vero, siamo ciò che mangiamo. Il cibo fornisce la materia di cui siamo fatti e l'energia con cui vivono le nostre cellule. Il cibo contiene al suo interno una miriade di informazioni molecolari in grado di condizionare costantemente la nostra fisiologia, il nostro stato di salute, la capacità di resistere alle malattie e la possibilità di ottenere un invecchiamento di successo. Il cibo ha sicuramente, condizionato l'evoluzione dell'Homo sapiens sapiens e intorno al cibo si sono strutturati i primi aggregati sociali, le grandi civiltà, le religioni e ancora oggi il cibo è al centro delle strategie economiche del nostro pianeta. Possiamo fare a meno di tutto, tranne che del cibo. Proprio per questo, la branca della scienza che studia il cibo è un ponte tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche. Ecco, in questa ottica il nuovo corso di laurea in Scienze e Culture del Cibo, si pone proprio l'obiettivo di un percorso formativo trasversale che affronterà a 360 gradi il pianeta cibo, dalla chimica degli alimenti alla biochimica della nutrizione, ad argomenti estremamente innovativi come lo studio dei composti funzionali contenuti all'interno del cibo, i cosiddetti nutraceutici, e la loro capacità di influenzare la nostra salute. Verranno studiati aspetti di antropologia del cibo, verranno studiati i grandi studi di epidemiologia nutrizionale che hanno permesso di costruire le attuali linee guida della nutrizione. E poi si affronteranno aspetti legati alla legislazione che regola in Europa la sicurezza alimentare e aspetti collegati al marketing e alla comunicazione e ovviamente aspetti tecnici
legati alla produzione degli alimenti in tutta la catena agroalimentare, dal produttore al consumatore, incluso aspetti collegati a preparazione e conservazione dei cibi. L'obiettivo formativo, di questo corso è quello di costruire una figura professionale estremamente attrattiva per il moderno mercato del mondo alimentare. Sicuramente attrattivo nel contesto dell'industria agroalimentare in termini di comunicazione, marketing e posizionamento, ma anche del mondo biomedico, mi riferisco all'industria degli integratori alimentari e degli alimenti a fini medici speciali. E inoltre una figura estremamente attrattiva sul territorio per quello che riguarda organizzazione e comunicazione delle eccellenze della produzione locale e un punto di riferimento per il mondo innovativo e estremamente promettente del giornalismo e del turismo enogastronomico.